Macchina che entra sul rettilineo di fronte, Platini sempre il più sollecito in fase di lancio e si sistema al comando l'allievo di Boniek con Pratt Olskin in seconda posizione a precedere Pato Bonest, nel frattempo Perfect Photo ha colto anch'esso partenza buona col numero 7 andando in pariglia con Picador, 14-9 il lancio per Platini, Pratt Holz in seconda, all'esterno di Pratt Holz abbiamo Pato Bonest con Platini che ora va a completare il primo quarto di corsa con un 33 abbastanza tranquillo, 15-4 di frazione, nel frattempo Pato Bonest se la sta facendo tutta di fuori con trascinandosi a sua volta Perfect Photo e Principe Man. Platini rifinisce i primi 600 metri in 46,7, 16,4 di frazione, Pratt Holz sempre lungo i birilli ora in pariglia con Pato Bonest a precedere sempre Perfect Photo che ha di dentro a sua volta Picador, il passaggio a metà corsa da parte del leader che continua sempre a menare la danza in 15,6 di frazione per il battistrada con Platini che ora inizia ad accelerare il chilometro in 1,17,1, 15,4 di frazione con sempre Platini tallonato da Pratt Holz, Picador in seconda, all'esterno Pato Bonest in fase calante, ora Pratt Holz sposta dalla corda e va ad attaccare, nel frattempo Platini che gli reagisce, 1,31,6, 3 quarti, 14,5 di frazione con Pratt Holz che va all'attacco deciso di Platini, i due cavalli che hanno acquisito qualche lunghezza di vantaggio dal resto della compagnia entrano in vantaggio in addirittura con Pratt Holz che passa e scappa via Pratt Holz ed Elvezio Storti con Pratt Holz, seconda vittoria consecutiva per Pratt Holz nei confronti di Platini e Picador terminati nell'ordine. 2-1-1 il tempo totale da parte del vincitore, 1-15-7 il ragguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 29-5, 15-1 per la dirittura di arrivo, la vittoria per Pratt Holz Elvezio Storti, 4-89 la quota al tot nazionale, al secondo posto il numero 3 di Platini a precedere il numero 2 di Picador. È tutto per questa settima corsa, appuntamento per la ottava corsa del programma, tris quarte quinte.